Nell'ambito della rassegna Libri Meridionali è stato presentato il libro Ignis Ardens del tenente colonnello della Guardia di Finanza Gerardo Severino sulla storia dei carabinieri a Castellabate. Un bel momento di aggregazione e di pubblico ringraziamento alle forze dell'ordine che da sempre tutelano la sicurezza della comunità. Quindi sono 30 anni di storia con tutte le motivazioni, abbiamo ricostruito 30 anni, tutte le serate, quindi tutte le sere praticamente c'è stata una presentazione d'estate. Quindi raccoglie articoli di giornali, tutti i grandi giornalisti che si sono susseguiti in questi anni per tantissime testate giornalistiche, grandi uomini di cultura, tutti gli editori, che sono circa 120 editori che negli anni si sono susseguiti nella rassegna in 30 anni. Quindi la rassegna, ricordiamo che nacque nel 1989, l'anno del 90, per i mondiali Italia 90 non si è tenuto quest'anno, quindi si passò poi l'anno successivo, e quindi siamo, sono 32 anni fa che è iniziato con Gennaro Malzone, che è stato il promotore storico di questa rassegna e che un po' racconta la grande editoria meridionale. Tutte queste case editrici in realtà continuano a venire oggi, e dalla Puglia al Lazio, quindi abbiamo la più grossa rappresentanza. E la cosa importante è che molti docenti universitari o per tesi universitarie vengono qui praticamente a ricercare questi testi, perché molti qua abbiamo dei testi rarissimi, ristampati dopo 40 anni, e poi tra l'altro abbiamo tutte le novità, quest'anno di 47 case editrici, quindi consideriamo che sia una delle rassegne più longeve, non solo della provincia di Salerno, ma io penso di tutto il meridione. E quindi in 400 pagine abbiamo raccontato, io e Gennaro Malzone, la storia dell'editoria del Sud e di Castellabate, cittadelle del libro. La storia dei carabinieri di Castellabate è stata inserita non solo nel contesto storico di Castellabate, ma è stata inserita nei cambiamenti nazionali. E questa è una parte importante,